Ancora una prova maiuscola per gli uomini di Mister Agnelli, quest'oggi viste al Miramare contro una squadra, il Real City, che era la terza forza del campionato. Il Manfredonia Calcio che quest'oggi ha salutato anche il record in solitaria per il bomber Trotta, che ha segnato anche una tripletta. Ma veniamo alla cronaca, al primo minuto, primo fondo del Manfredonia con Grumo, ottima la risposta del portiere Vurchio. La palla poi termina tra i piedi di Laboragine, la sua conclusione è da dimenticare. Settimo minuto, occasione per gli ospiti con Grieco che entra in area, scavalca l'uscita del portiere Morgillo con però un tiro debole, basta rinvia quasi dalla linea di fondo. Nono minuto, acuto di Trotta che impegna Vurchio in una difficile parata. Diciannovesimo, palla persa al centrocampo dal Manfredonia, De Battista è il più veloce di tutti, si invola verso la porta difesa da Morgillo ma il suo tiro termina fuori. Ventunesimo, angolo per i Sipontini, palla a Telera che non impatta di testa. Sul cambio di fronte della palla giunge a Grieco che si infila tra Telera e Basta portando in vantaggio gli ospiti per 1-0. Neanche il tempo di festeggiare per i verdi azzurri che subito il Manfredonia si riporta in parità. Infatti la reazione degli uomini di Mister Agnelli arriva dopo due minuti. Atterrato in piena area Capitan Trotta, per l'arbitro il signor Pinto di Foggia non ci sono dubbi, calcio di rigore, ed è lo stesso capitano a trasformare il suo 77esimo centro in maglia biancoceleste. 35esimo, standing ovation per il numero 7 biancoceleste Trotta, suo il tiro a giro che porta in vantaggio il Manfredonia per 2-1. La palla si infila alla sinistra di Vurchio. Nella ripresa il Manfredonia al primo minuto ha già una buona occasione, la Borragine al centro per Albrizio che colpisce la palla con poca forza e la difesa manda in angolo, dal cui angolo però non succede nulla. Al quarto è Albrizio a trovarsi solo in area, di testa mette la palla alle spalle del portiere Vurchio che comunque tenta una parata ma la palla gli sfugge e termina in rete, 3-1 per il Manfredonia. Sedicesimo, Basta crea scompiglio dalla destra ed entra in area dove vede serve Capitan Trotta solo al centro della difesa ospite e non può far altro che mettere in rete la palla del 4-1. Ventesimo, break the Real City con Pasquariello entrato nella ripresa, il suo tiro ben calibrato termina di poco al lato. Al 22esimo gli uomini restano in 10 per colpa di un fallo di Sparapano. Al 42esimo un po' di nervosismo in campo, soprattutto da parte degli ospiti. Il numero 19 da poco entrato, Barisciani, se la prende un po' con tutti, poi viene calmato e il gioco riprende. E dopo 3 minuti di recupero l'arbitro, il signor Pinto di Foggia, decreta la fine della gara. Una gara dove il Manfredonia ha ancora una volta dimostrato di essere un rullo compressore in questo campionato. Un Manfredonia che anche con il saluto della Luna che ha fatto capolino al Miramare ha dimostrato che non vuol lasciar punti e tenere sempre testa alla classifica, soprattutto all'altra capolista che è lo United Sly. Quest'oggi ha vinto la sua gara di misura per 1-0 contro il Donuva. Domenica prossima gli uomini di Mister Agnelli faranno visita alla Rinascita Rutilianese, squadra che è a quota 6 in classifica.